una storia che si ripete, un futuro ancora tutto da scrivere, dal Mario Ceccacci del Vista Aurelia. Nuova 4 teste contro Gifone, semifinale del campionato Under 15 Elite dei playoff. Chi vince andrà a sfidare la Vigor per Conti nel big match. Partita che inizia subito forte con la 4 teste in maglia bianca che attacca nel primo tempo da destra a sinistra, risponde il Gifone, la 30 teste in maglia rossa. Subito occasione per la 4 teste con un grande intervento del estremo difensore del Gifone. Guarda della torte teste che si lamenta veementemente con un calcio di rigore non concesso dal direttore di gara. Si prosegue dall'altro lato, ci prova il Gifone con questa palla dentro, la conclusione che però in posizione irregolare non risulta essere un'insidia. Anche qui da calcio d'angolo traversa, onore in principio a entrambe le squadre, alle tifoserie che sugli spalti hanno dato il meglio di loro. Anche qui nell'azione della traversa, la conclusione poi del Gifone che non è pericoloso per il primo difensore della 2-3-7. Prima occasione grande dopo quella del miracolo del portiere per la 2-3-7, sotto misura non riescono a finalizzare, andare in vantaggio i giocatori in maglia bianca. Al contrario, qui si lamentano per un calcio, per un colpo di mano dell'attaccante del Gifone che poi segna. Effettivamente c'era un fallo, anche poi si ripete più avanti di nuovo il Gifone che nel primo tempo ha avuto molte più occasioni rispetto alla 4-3-7. Qua miracolo dell'estremo difensore appunto della squadra di Via Candiani che si riaffaccia davanti sempre nella prima fazione quando il risultato è sullo 0-0. La palla dentro, lo stacco di testa e il vantaggio della nuova 4-3-7 con Lombardi al 29esimo gol, che viene festeggiato sotto una tribuna ricchissima di tifosi venuti da fuori. Complimenti anche qui, l'abbiamo detto, ai tifosi nelle tribune. Andiamo a vedere il replay con questo bellissimo stacco di testa di Lombardi che fretta l'incolpevole portiere del Gifone. Episodio che deciderà il match, che come sappiamo è finita per 1-0. E quindi andiamo a vedere poi le azioni successive. Nel secondo tempo di nuovo il Gifone non molla, qua grandissima occasione sprecata con una conclusione alta sopra la traversa, di nuovo palla dentro, stacco testa, palla alta. Il Gifone è uscito dal campo a testa altissima perché ha vinto sì la 4-3-7, ma ha dimostrato di avere tanto coraggio, che nei prossimi anni si dimostreranno essere una società ancora più presente a questi palcoscenici. Anche qui grandissima occasione a tu per tu col portiere, non riescono a trovare il gol del pari. Ancora i rossi provano e continuano a forzare il pressing, quando poi fischia tre volte il direttore di gara, scoppia il festeggiamento da parte dei tifosi, dei giocatori in campo, perché la 4-3-7 vince e va a giocarsi la finale di nuovo, perché la storia si ripete e chissà che non cambi, perché sarà di nuovo nuova 4-3-7 Vigor per Conti. Non perdetevela, sempre e solo su MySP.